diceva Fulvia all'inizio, io penso che abbia ragione quando dice che questo è un congresso molto importante, un congresso di un'importanza, io penso, straordinaria, perché guardate, è un congresso che viene dopo, primo, una sconfitta elettorale pesante. Noi abbiamo governato gli ultimi 5 anni, l'ultima legislatura, e abbiamo subito dagli elettori una sconfitta pesante. Secondo, perché noi facciamo questo congresso in una situazione del paese molto preoccupante, perché per la prima volta in Europa questo paese sta sperimentando un governo sovranista, un governo di forze populiste, un governo che ha le caratteristiche su cui non mi dilungo, che però qui dentro conosciamo, per cui molte delle cose che ci siamo detti in passato, molti degli schemi su cui ragioniamo saltano, cioè siamo di fronte a una situazione assolutamente nuova, innovativa. E allora guardate, io penso che in questo congresso ognuno di noi più attivo nelle emozioni, ognuno di noi iscritti, ha una grande responsabilità. La prima responsabilità è quella di essere all'altezza dell'importanza di questo dibattito, sapendo che questo è un dibattito che, se faremo bene e se sapremo fare, non litigando ma parlando fuori di noi, può essere un dibattito molto utile. Altrimenti, se il 3 marzo andranno a votare i nostri iscritti e pochi altri, e non ci sarà invece il segno che il PD torna a essere l'interlocutore, la speranza per tanti che oggi sono contro questo governo ma non trovano un punto di riferimento, e quindi non ci sarà una grande partecipazione alle primarie, si apre uno scenario ancora più pericoloso. E voglio dire che un partito, che cos'è un partito che discute, secondo me, e che si confronta, perché ogni tanto dobbiamo dircelo, perché noi in questi anni ci siamo abituati all'idea che la discussione dentro il partito è il litigio, non il confronto tra idee, in cui ognuno cerca di ascoltare l'altro e cercare di capire qual è la sintesi tra posizioni diverse. La condizione per l'unità è che dobbiamo essere un partito che sceglie di discutere e non di litigare, in cui l'attenzione è sempre sul paese, non su di noi, non al nostro interno. Noi parliamo troppo spesso di noi e troppo poco del paese, e dobbiamo chiudere una fase, guardate, dobbiamo chiudere una fase da una parte, come ha detto Scaffarotto, l'ha detto Granelli, la fase dei liberi tutti, in cui ognuno fa quello che vuole, in cui... Però dobbiamo chiudere anche la fase in cui chi non è d'accordo è un gufo o un disturbatore del manovratore. Abbiamo bisogno di un partito plurale, aperto, che cerca la sintesi, non un partito del leader, ma un partito con il leader, in cui il confronto di idee, ripeto, si conclude facendo una sintesi. Un partito in cui non si esaurisce tutto con le tifoserie sui social, ma un partito che discute, un partito a cui dobbiamo dirci, un partito che deve recuperare il valore di una grande parola che abbiamo perso tra di noi, ma soprattutto con la società, che è la parola ascolto. Dobbiamo ritornare a avere una capacità di ascolto. Guardate, io sono uno di quelli convinto che il PD è stato protagonista di una stagione importante di governo. Sarebbe assurdo se venisse a dirvi il contrario di quello che ho detto un anno fa. Io penso che noi abbiamo governato, e abbiamo governato bene, lo sapete, lo penso, i dati lo dicono, il paese, noi abbiamo portato il paese fuori dalla crisi, questo è un dato reale, ma abbiamo portato il paese fuori dalla crisi, abbiamo cambiato i dati economici, i dati macroeconomici, abbiamo fatto molte riforme importanti, abbiamo fatto qualche errore,
Io non penso che si debba fare nessuna abiura, però io penso che non si possa neanche far finta di niente. Io non sono pentito, ma io so che oggi il tema è che nonostante tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo preso il 18% alle elezioni. E quindi si è rotto un rapporto tra noi e una parte della società e una parte di questo paese. Abbiamo subito una sconfitta storica e dobbiamo, per ritornare in sintonia con le domande che vengono dai cittadini, a cui evidentemente non abbiamo risposto, dobbiamo capire le ragioni della sconfitta. Io non so... So che sono favorito, però per fatto di parlare per ultimo. Però io lo so, Ivan, che non è che non diciamo che stiamo concludendo frettolosamente una discussione, perché noi abbiamo perso le elezioni un anno fa. Cioè noi è un anno che dobbiamo fare questo passaggio, dobbiamo capire le ragioni della sconfitta, dobbiamo capire come ripartire. E non ce la caviamo dicendo che hanno sbagliato gli elettori. Non ce la caviamo dicendo che è un problema di comunicazione, non ce la caviamo neanche dicendo passerà, è una sbornia elettorale, adesso vedranno il governo e passerà, non sarà così. E non dobbiamo neanche dire come abbiamo fatto, facendo un errore. Noi il 4 dicembre, perso il referendum, abbiamo fatto un errore. Non abbiamo detto cerchiamo di capire cosa sta succedendo, cerchiamo di capire perché non siamo più in sintonia con questo paese o con una parte di questo paese. Abbiamo detto, bene, il 40% è con noi. Lì, dalla mancanza di un ragionamento sulle ragioni di quella sconfitta, parte tutto. E io penso che non dobbiamo fare lo stesso errore. Abbiamo governato, io credo, bene. Come si poteva governare in un momento di crisi come quello che ha vissuto questo paese dal 2008 in poi? Una crisi che ha prodotto paura, su cui la destra, paura per il futuro soprattutto, su cui la destra ha speculato. Una crisi che ha prodotto due cose: un peggioramento delle condizioni di vita di una parte consistente dei cittadini, al di là di quello che abbiamo fatto noi, non per colpa nostra, ma ha prodotto quella cosa lì. E poi ha prodotto un'altra cosa, ha prodotto il fatto che un'intera generazione si è accorta che forse per la prima volta i propri figli avrebbero avuto un futuro peggiore del proprio. Allora, noi abbiamo fatto bene in questi anni, Ivan, a valorizzare i risultati che abbiamo ottenuto, economici, a festeggiare i dati del PIL ogni volta, ma non abbiamo capito che facendo questo, mentre crescevano le diseguaglianze, mentre le sofferenze patite da una parte di questo paese permanevano, noi facendo questo siamo apparsi come i difensori di una logica in cui quello che conta non sono le persone, ma sono i parametri, è la globalizzazione, è garantire appunto i parametri europei piuttosto che la crescita del PIL. Noi non siamo stati così, non è vero che non ci siamo occupati delle persone, ma siamo stati percepiti così, come distanti, come i difensori dei potenti, in una dialettica che i sovranisti invece sono riusciti a trasferire nei potenti contro il popolo, e noi stavamo dall'altra parte. Questo è il tema, cioè noi da qui dobbiamo partire, perché oggi c'è un governo sovranista che continua a speculare sulle paure, usa parole nostre, perché la lotta alla povertà è una parola nostra, non è una parola, poi le declina in maniera sbagliata, in maniera aberrante, però è una parola nostra. Cioè questo è il quadro che abbiamo di fronte. E allora, come dice Nicola, è che dobbiamo dire con nettezza, non solo dobbiamo saper leggere le ragioni, e qui c'è molto in quello che ho detto, ma sapere che quelle ragioni impongono un cambiamento,
una rifondazione del Partito Democratico. Il tema non è sostituire il gruppo dirigente o dare la colpa a Renzi o dare la colpa a Emiliano. Il tema è come ricostruiamo il partito in un quadro diversissimo da quello che abbiamo conosciuto, diversissimo da quello in cui è nato il Partito Democratico. Come costruiamo una proposta dei riformisti in un quadro che è tutto mutato, assolutamente inedito. Io non so se hanno più senso parole come liberismo o altre cose. Qui siamo di fronte ad altro, siamo di fronte a un governo sovranista che si traduce in un vale quello che succede domani mattina e il futuro non mi interessa e pregiudica il futuro di un intero paese, continuando a speculare su questo rapporto, il popolo contro i cittadini. E quando i cittadini si contro i potenti, e quando i potenti il popolo si accorgerà di cosa sta producendo questa cosa, sarà tale. Siamo in uno scenario inedico perché non c'è più. Io sono un po' colpito da questa discussione, il premier. Cioè, non c'è più il premier. L'abbiamo fatta noi la legge proporzionale. L'abbiamo fatta noi e abbiamo il 18%. Quindi l'idea del partito a vocazione maggioritaria, che a me piace tantissimo, è un'idea che in questo momento non è riproponibile. Questa è la fase in cui c'è una destra e per questo io penso che noi abbiamo una responsabilità storica, perché questi sovranisti, tutti insieme, 5 Stelle e Lega, stanno mettendo mano alla qualità della nostra democrazia, alla qualità della nostra democrazia, perché quando progressivamente si tende a spiegare, si fa un'operazione per cui ogni volta che uno dice che qualcosa non va bene, sia esso un organismo terzo dello Stato, sia esso un'agenzia istituzionale, sia esso un garante delle istituzioni, sia esso un parlamentare, una forza opposizionale o un giornalista, non si discute sul merito, si attacca la persona, si attacca il ruolo, si crea un'idea per cui non si può discutere e chi discute vuol dire che sta dalla parte sbagliata e va demonizzato. E guardate, quando questo comincia a succedere ai giornalisti, comincia a succedere quando il Presidente della Repubblica spiega che un ministro non va bene, comincia a succedere quando i magistrati dicono che un ministro si sta comportando male e vogliono indagarlo, c'è un problema di tenuta del quadro istituzionale democratico. Hanno un'idea della democrazia che, guardate, nel momento in cui salterà per aria il disastro che hanno fatto con questa manovra economica, cercheranno di fare questo, cercheranno di spiegare che di fronte all'emergenza bisogna restringere gli spazi di libertà e democrazia. D'altra parte il tema della sicurezza, come lo sta gestendo Salvini, è tutto così, restringere gli spazi di democrazia, di libertà, in nome... Vabbè, volevo dire molte altre cose, però fatemene dire una. Come si è parlato d'Europa, io vorrei che su questo noi non scherzassimo. Noi dobbiamo, e siamo tutti d'accordo, difendere l'Europa, sapendo che difendere l'Europa vuol dire dall'attacco dei sovranisti, vuol dire cambiare l'Europa. Siamo tutti d'accordo, perché tutti qui hanno sostenuto questa tesi, che bisogna costruire un'aggregazione ampia, una lista ampia, che aggreghi tutte le forze che hanno un'idea comune di Europa per contrastare il sovranismo. In questa discussione è evidente che si deciderà il futuro gruppo dirigente del partito, ma decideranno anche gli altri interlocutori. E dire che il simbolo non è un dogma vuol dire non che voglio rinunciare al simbolo, ma vuol dire che devo fare una discussione con gli altri se voglio e credo come tutti credono. Mi risulta che tutti candidati altri abbiano firmato appelli in questo senso, che si deve fare una lista aggregata. Ecco, solo questo.
niente, io finisco. Guardate, c'è una domanda, finisco subito, c'è una domanda che viene dal Paese. Date per favore un punto di riferimento all'opposizione. Questa domanda non si risolve guardando indietro, pensando di riproporre né ciò che è stato fatto fino all'altro ieri, né ciò che è stato fatto 30 anni fa. Questa domanda si risolve soltanto guardando avanti.